Ciao a tutti, sono Simone di Simone & Simone, alla mia destra c'è la mitica Simona di Simone & Simone e questo è, vi anticipo già, l'ultimo video, fino a un nuovo aggiornamento almeno, per Machinki, perché in questi 15-20 minuti di gioco finirò il gioco, finirò Leon Lee Access. Come faccio a sapere che finirò Leon Lee Access? Perché appena ho registrato questo video, ma senza audio. E quindi mi accingo a registrarlo di nuovo, ah che emozione! Ogni tanto sclera, però se non mi prende il microfono. L'obiettivo, allora, abbiamo un po' di cose da fare, possiamo farle bene. Uno degli obiettivi che ci dà è di prendere questa locomotiva qua. Non avevo assolutamente idea di come si facesse a prenderla. Bisognava comprare l'espansione del deposito. Uno degli altri obiettivi è di collegare queste due città, Stockport a Bremont. E lo facciamo subito. Fra l'altro, ecco, prima mi dimentichi, vi ricordo che siamo anche su TP. Che cos'è TP? È una piattaforma come, ad esempio, Simo? Simile a TP, com'è che era? Ah, Patreon. In realtà eravamo anche su Patreon, almeno abbiamo fatto la pagina, ma poi non abbiamo più attivato niente. Simile a Patreon, che mi permette di non avere la stessa cosa della Super Chat, però ci sono delle ricompense. Però adesso niente di fisico, quindi niente gadget tangibili, però ci sono appunto delle ricompense, come vi faccio un esempio su Kerbal, che è quello dove abbiamo più libertà di creazione. Mi possiamo creare il vostro Kerbal, oppure possiamo con le vo cioè, con il vostro contributo possiamo, come scritto nella descrizione della ricompensa, convincere il gioco che in realtà ci sono più fondi. Tradotto, cito e metto più fondi così i video sono meno noiosi, o cito e metto più punti scienza così i video sono meno noiosi. Se volete speedupare i video, quello è il modo giusto. E la mitica Simona sta studiando l'integrazione con un altro tool sempre di TP che si chiama TP Live, TP Stream, una cosa del genere, che permette di avere delle in automatico delle animazioni molto carine che fanno vedere da un lato chi ha già contribuito e compagnia bella, dall'altro appena uno contribuisce subito la GIF, la musichetta e i cazzi mazzi. Una cosa molto carina secondo me, rispetto alla Super Chat che già c'era. Cioè, siamo in chiaro, nessuno vi ha obbligato a donare, non sto qua a dire ah dovete donare, insomma non faccio più video perché non è vero. Però appunto per chi dona c'è qualcosa in più, finalmente, no? Ma anche giusto dare qualcosa a chi dona, e ovviamente il mitico Ale ha già donato. Devo dire grazie Ale, rispondi ai messaggi così sappiamo bene come darti le ricompense. Detto questo, io nel frattempo devo estendere questo, ok. Perché così ho le locomotive più fighe. Ta-da! Ok, e abbiamo già anche fatto l'achievement che dovevamo fare. Ci compriamo una caterva di vagoni e prendiamo anche quelli della posta. Se c'è una cosa che ho capito di queste cose, di questi semafori, è che bisogna metterne una valanga, perché altrimenti i treni si incasinano. Adesso poi aumento anche la velocità, se no non ne usciamo più, eh. Ok, così adesso il gioco ha capito che strade possono prendere i treni in sostanza. Prendiamoci le nostre ricompense. Una è questa. Quella di collegare le due città, non so perché non me la dà. Intanto dovrei anche farmi un giro sul treno nuovo che non ho avuto modo di vederlo. Infatti subito si ferma davanti al semaforo, mi sembra giusto. Ah, su, vai, ma che bello che è. Ma come sbuffa. C'ho i magazzini pieni. È un po' brutta sta cosa dei token, mi piaceva che ci fossero solo i soldi, però vabbè, è una meccanica nuova, ci si deve solo abituare. Presumo che ci si debba solo abituare, tanto alla fine questi sono i soldi, poi abbiamo la legna, il ferro e il carbone, questo è il ferro. Il nostro obiettivo adesso, per sbloccare l'era successiva, è di arrivare ad avere 200 di legna.
E ci sta mettendo tanto. Ma in realtà adesso con i semafori che ho messo dovremmo andare un pochino meglio. Dobbiamo vedere se c'è un altro campo di legname. Qua abbiamo i depositi sempre più pieni. Abbiamo qualcuno da quel lato lì. Però è lontano dalle segherie. A me serve e sia tutto vicino. Posso fare così. Chissà se mi fa mettere... Fammi vedere se mi fa mettere il minerale di qua. Sembra di sì. Mettiamo una stazione di qua. Perfetto. Mettiamo gli immancabili semafori agli incroci e l'immancabile deposito. Anche qua deposito secondo me ne basterebbe uno, non è che ogni volta devo stare a mettere un deposito. E dobbiamo prendere i tronchi di legno, quelli lisci, quindi eccolo qua che arriva. È arrivato in un punto sbagliatissimo però. Fatemi mettere gli altri. Gli altri semafori, sono qua andiamo in deadlock. Ok. No, perché va di là? Che giro sta facendo? Mi sta bloccando tutto! No, non si blocchi! Ma no, ma che cacchio. Va bene, non dovevo fare. Non lo dovevo fare questo. Allora, facciamo così. Così. Così e così. Tu te ritorni indietro, maledetto. Sto prendendo un sacco di soldi. Ok, beh, in compenso è andata a prendersi la legna. Ho distrutto un minerale che non dovevo distruggere. Ma no, anche ricostruito in tempo. Prima che passasse il treno, stile Superman. Stiamo trasportando un bel carico, siamo veramente pieni di legna, adesso torniamo anche indietro. Dobbiamo capire come Dio ha tutte queste stazioni che sono in realtà la stessa e devono condividere, ecco, mi veniva la parola, condividere le risorse. Cercare di far sì che la stazione sia un'unica cosa, ma non è facile. Io sono convinto che abbiamo avuto molta più gente, in realtà non c'è nessuno che prende questo treno, soprattutto non c'è posta. Non c'è posta per te. Potrebbe anche essere una buona notizia. Soldi siamo messi indubbiamente bene. E il resto che lascio un po' a desiderare. I token di carbone li usiamo anche per far andare le locomotive, quindi è sempre un bilanciamento qua.
stanno accumulando le assi di qua. Beh, intanto possiamo iniziare ad usare i token, quelli che abbiamo. Per entrare nell'era del diesel. Il carbone è che sta diminuendo invece che aumentare. È un po' preoccupante questa cosa. Vai, ok, ci siamo. Insomma, abbiamo 200 di legna e abbiamo finito. C'è questa locomotiva qua che consuma carbone, ecco qual è il problema. Sembra che finché c'è carbone vada bene, dopodiché rallenta tantissimo. Sembra che l'unica cosa che ci stia, intanto si stanno intasando tutti, l'unica cosa che ci dia sti benedetti token sia questo, che dalla legna genera questo, dal carbone genera questo e dal ferro e dall'acciaio genera questo. Questo però tra di tutto un po', però evidentemente non è abbastanza. Ma quasi quasi metterei un'altra linea che parte di qua. E arriva di qua. Mettiamo un po' di semaforo e vediamo in che oggi, sennò qua si schiantano. Comunque c'è indicato nei costi di operazione cosa usa, se usa soldi o altre risorse. Ecco qui, va bene, siamo già a 167 comunque, non manca molto. Portate pazienza che finiamo anche la missione. Come prossima serie avevo in mente, poi appunto fatemelo sapere nei commenti, tramite TP, tramite quello che volete, piccione viaggiatore. Ho pensato di portare The Witcher 3, però non in live, bensì registrato e tagliando le parti troppo piccanti. Niente, sto treno si è un po' intasato, ma in realtà sta facendo, ok, sta prendendo un botto di legna, ha preso. Secondo me ce la facciamo a completare la missione. E ho iniziato a giocare Witcher 3, però mi sono fermato, avete visto lo screenshot che ho postato, mi sono fermato praticamente subito, neanche un'ora ho giocato, perché voglio vivere l'esperienza della campagna con voi. E se ci rigiocassi e sapessi già cosa succede non sarebbe la stessa cosa. Però vorrei fare una serie solo se
siete in tanti a essere interessati, se è una cosa che mi fa piacere, altrimenti me lo gioco da solo. Netto papale papale. Ok, abbiamo fatto i 200. Ale, quindi abbiamo finito gli early access di Machinki. Nella versione completa del gioco avremo 7 ere dall'era del vapore al futuro, 16 differenti tipi di merci, 21 industrie, 25 motori e 40 tipi di vagoni, più storie, missioni, sfide e eventi nel gioco. I giocatori possono controllare i treni, un multiplayer fino a 8 giocatori e il supporto delle mod tramite il workshop di Steam, quindi nuovi treni, nuove industrie e così via, e tante altre belle robette. Allora, questo è un alfa, molto fortemente in sviluppo. Il tizio ha lavorato a questo gioco per 7 anni da solo, e adesso con l'aiuto della community e delle persone di talento intorno a lui è pronto a rilasciare il miglior gioco di simulazione tycoon che ci sia. Grazie per il supporto, Gianzeleni, che è il creatore del gioco, come non so se l'avevo detto in questa registrazione, ma a quanto pare ha fatto tutto da solo, quindi bravissimo. Grazie per averci fatto provare questo gioco, molto bello, molto carino, un po' diverso dai soliti, grazie a quest'uso dei token che obbliga un po' a valutare bene quali delle diverse locomotive prendere, perché hanno costi o risorse diverse. Per questo video, e salvo, come ho detto prima, nuovi aggiornamenti per questa serie su Machinki, è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!